Basta, secondo me, è ora da agire. Facciamo fare un giretto a questi signori, come hanno ridotto lo stabilimento. Però cose dette, ridette, basta. Basta, gli altri oramai non... Facciamogli vedere come hanno ridotto lo stabilimento. Mentre noi stiamo qui a parlare, stanno tirando via dai silos i granuli. Neanche questa dignità ce lasciano. Un po' di pace. Noi stiamo qui a parlare e tirano via il granulo dal silos. Oramai questa è la normalità, quindi basta gli altri. Penso ne abbiamo sentite tanti. Bravo. Scusate, io volevo dire una cosa, Marianna giustamente ha detto a un certo punto una frase ben precisa. Io quello che dico prima lo dico io, cioè questi stanno facendo dei reati, non si possono trasferire le produzioni, non si può fare quello. Poi ha aggiunto il Ministero lo sa, io aggiungo anche voi lo sapete, non so, qui ci stanno deputati, senatori eccetera. Sappiate che saperlo non ci si può accollare, anzi io uso anche una parola, se uno lo sa è un aggravante, perché se io rubo il portafoglio a lui e la polizia lo sa, se culla che lo sa, no, sarà un aggravante per la polizia, no? Ecco, allora sappiate che è un aggravante e sappiate anche che in Germania ci stanno non so quanti, 170 esuberi, sentite bene voi, 170 esuberi, non è che non si può chiudere lo stabilimento che non è capace di fare quello che fa questo, ma non si possono nemmeno toccare gli esuberi. Se io oggi apro in paesugoli, che ormai sono potenti, perché noi abbiamo l'idea dell'Olanda, della Germania, ma la Polonia o anche l'Irlanda, se apri una fabbrica, 20 anni tu non fai questo, non c'hai delle agevolazioni, però non tocchi niente per 50 anni. Cioè questo è il paese delle banane, come si dice. Fatelo anche per voi, senza tanto politichese. Oggi alle 4, senza tanto politichese. Questi fanno dei reati. Ci sono le leggi, anche europee, applicate. Non lo possono fare, perché è un aggravante saperlo. Se lo sapete è meglio che andate a nascondere, non che lo sappiamo. Saperlo non serve a niente. È un aggravante. Gli strumenti, tutto sommato, non saranno quelli che ci stanno in Irlanda, in Polonia, in Germania, dove pare. Però ce ne stanno. Come diceva giustamente Serantoni, non li avete utilizzati, perché non si capisce. Oggi, senza tanto politichese, il miglior stabilimento del mondo è questo, fine, e non va chiuso. Lo sappiamo, non serve, e basta.